Perché oggi vi voglio parlare di una cosa interessantissima che pochi sanno, ma che invece abbiamo sotto gli occhi. Che significa? Significa che a volte abbiamo tra noi e con noi delle cose preziose, ma non sappiamo cosa sono. Vi faccio un esempio. Che cos'è questo secondo voi? Un limone oppure un mandarino oppure un bergamotto oppure un lime? Allora, questo è un bergamotto. Voi l'avevate mai visto un bergamotto? Sì. Che sentite la differenza di profumo che c'è tra un bergamotto, un limone, un arancio, un mandarino, un lime? Questo è un prodotto prezioso e lo sapete perché? Allora, se vi odorate le manine adesso, se l'avete tutti preso... Allora, ragazzi, voi sapete dove si produce questo bergamotto? Dove? Sull'albero ha detto beh. Tu come ti chiami? Salvatore, in quale zona della Calabria? Bravo, in provincia di Reggio Calabria. Sapete perché? Perché c'è un'area particolare dal punto di vista del clima, del terreno, dell'umidità, si chiama microclima, dove il bergamotto viene in maniera eccezionale rispetto ad altri posti. In realtà il bergamotto si trova in Brasile, si trova in Libia, si trova in Sicilia, ma si trova in Sudafrica e così via. Ma quello che si fa a Reggio Calabria è unico. E voi lo sapete per cosa si usa? Per profumi, ma non solo per fare i profumi. L'essenza di bergamotto lega il bouquet e esalta il fresco e il floreale. Ma questo bergamotto, che era in via di estinzione, si stava estinguendo come hanno fatto i dinosauri tantissimi anni fa, per fortuna negli ultimi anni è stato ripreso. Ed è prezioso o no secondo voi? Perché è prezioso? Perché è qualcosa che non abbiamo tutti. Vi faccio un esempio. Qualcuno ha detto prima è un limone. Ma perché ci ha detto un limone? Perché conoscete i limoni. Perché è qualcosa che vedete tutti i giorni. È sempre uguale. Questo invece era un prodotto come? Diverso. Bravo. Quindi ecco la biodiversità. Noi abbiamo un qualcosa di bio, cioè di vivo, un frutto, ma può essere un albero, può essere un insetto, può essere un animale, che ci dice come, che ci insegna a far capire, ci fa capire quanti ce ne stanno e quanto è bello riuscire a salvarli. Voi lo sapete che si stima che ci siano 12 milioni di specie tra piante e insetti ancora da scoprire, che ne abbiamo conosciuti solo 2 milioni, soprattutto nella foresta amazzonica. C'è un grande, si chiama, valore di biodiversità. Prima di spiegarvi perché è importante conservare la biodiversità, vedete, spesso le vostre nonne vi parlano di prodotti che oggi non ci sono più. La mela antica, la pera antica col nome particolare, il grano antico, come dice Sara Papa, il grano originale, perché non è antico, però sono grani che oggi si trovano raramente, quelli fanno parte della biodiversità, perché ce ne sono tanti diversi, ma stanno scomparendo. Che cos'è questo oggetto misterioso, da questa forma strana? E questo non lo sapete, un fico d'India, ha detto qualcuno. Gli adulti non possono rispondere. Una mela? Una? Non profuma tanto come quella, non odora come quello di prima. Lo sai che ci sei vicino, Salvatore? Non è una zucchina. Allora, questa specie di pigna verde si chiama, lo volete sapere? Annona.
E che cos'è? La nona, il suo nome e cognome è Anona Cherimoya, proviene da paesi tropicali. In realtà in Italia arriva dalla Spagna, in Spagna se ne producono tante, ma è un frutto buonissimo. Quando è maturo è dolcissimo, sa di banana, di fragola, di vaniglia e soprattutto è un frutto che fa bene alla salute. È simile alla graviola, che in Brasile viene conosciuta molto di più. Bene, questa biodiversità, perché la conoscevate? No, è diversa da ciò che conoscete. Questa biodiversità la troviamo in Calabria. È un caso che la troviamo ancora a Reggio Calabria, ma si produce solo lì. È un esempio di biodiversità che noi vogliamo e dobbiamo conservare. Perché? Perché ci interessa conservare le specie, soprattutto quando sono antiche. C'è? Allora, vediamo che riusciamo a fare. Super camera. Qua c'è tutta una collezione di semi, fagioli, lenticchie, che molti non conoscono più, perché sono antichissimi, però in alcune zone della Calabria siamo riusciti a trovarli, come degli esploratori, come dei moderni Indiana Jones, che vanno alla ricerca di queste cose antiche. Guardate, vi faccio vedere, facciamo così, cameraman, lo metto così a favore camera, li abbiamo fatti cadere, va bene. Allora, vi faccio vedere, guardate questi fagioli pappaluni di vario tipo, li vedete nello schermo? Ci riuscite? Guardate, facciamo così. Ci sei, cameraman? Dimmi come vuoi che io mi metta e lo faccio. Questi sono tantissime varietà antiche, guardate che colori diversi, non solo zoom dove riesce ad arrivare. Guardate, sono marroni, neri, viola, se li apriamo diventano rosa. Sono cose che in giro non li troviamo, nel mercato non li troviamo comunemente e sono diversi da quelli che troviamo in giro. Ve ne faccio vedere un altro particolarissimo. Allora, questo era il fagiolo pappaluni, si chiama proprio così, ma vi faccio vedere anche una lenticchia nera primitiva. Perché primitiva? Perché è talmente rustica che probabilmente è antichissima. Ora ve la faccio vedere. Siamo a favore di camera? Ci siamo, la vedete? La vedete, no? Va bene? Ecco. La vedete com'è rustica, com'è nera, sembrano delle pietroline. In realtà è una lenticchia antichissima. Ecco qua. Mi fermo io. Ci siamo? Ora vi voglio far vedere un fagiolo stranissimo che ha la cresta. Un fagiolo con la cresta è di difficile reperimento. Io però un regalino per Vincenzo ce l'ho già. Ci sto pensando, ma ce l'ho già. Guardate, abbiamo una dolica allungata di Brancaleone. Anche questa è antichissima e stranissima. E ora vi voglio far vedere questo fagiolo con la cresta. Aspettate che riesco a trovarla. Eccolo qua. Guardate che strano. Ecco. La vedete quella striscia bianca? È una cresta. È un fagiolo crestato, è rarissimo, non se ne trovano tanti. È una piccola collezione di fagioli antichi del progetto Kepos che abbiamo presentato alla Festa della Biodiversità, dove sono state portate tantissime varietà di questo tipo. Se tu hai la possibilità di seminarli, chissà quante piantine biodiverse ti nascono. Allora, perché è importante la biodiversità? Perché è importante avere tanti,
tante specie di insetti, tante specie di piante, tante specie di animali diverse, per un motivo molto semplice. Voi sapete che al mercato ormai troviamo sempre, l'avete detto voi stessi, tanti prodotti uguali, perché il mercato, le nostre mamme in particolare, vogliono che cosa? Prodotti belli, luccicanti, perfetti. Allora si cerca di standardizzare, cioè si fanno tutti uguali, affinché tutti possiamo beneficiarne. Il caso della mela Melinda, per capirci, è un esempio pratico di quello che vi sto raccontando. Bravo. Nel progetto Kepos, potete anche voi, lasci scorrere le mani, sai, fai, sali poco poco e vai con le immagini col cursore di lato, te ne sono grato, bravo. Vedete, qua ci sono tante, tante piante, tante pere antiche, dalle frutti, dalle forme stranissime, che stiamo catalogando in Calabria. Cioè, tutti coloro che hanno delle piante a valenza biodiversa, strane, antiche, diventano custodi della biodiversità. Noi li cataloghiamo, li mettiamo sul sito, li georeferenziamo, quindi tu con la tua app e il tuo telefonino puoi andarli a trovare per assaggiarli, e alla fine avremo, l'obiettivo del progetto è questo, un marchio che si chiamerà Kepos, con i prodotti trasformati da prodotti biodiversi, perché oggi si parla anche di biodiversità alimentare. Immaginate la confettura di pere antiche o la marmellata di arance ancora antiche. Questo è un ritorno al passato. Aiutiamo a conservare le specie, ma cosa succede? Ci si è resi conto che queste specie antiche hanno valori nutrizionali e nutraceutici, quindi fanno bene alla salute, maggiori dei prodotti standardizzati. Cioè hanno conservato quella potenza, quel valore che serve al benessere di chi li consuma e di chi li mangia, che i prodotti, chiamiamoli moderni, non hanno più. Ma perché è importante la biodiversità? Perché è già successo. Voi sapete, ragazzi, che se voi avete la febbre a casa, che medicina vi danno? Lo sciroppo, brava Salvatore. Però questo sciroppo, preso troppe volte, alla fine non avrà più effetto, perché i batteri o i virus che ti causano la febbre o la malattia si abituano a quell'arma, e quindi gli facciamo il solletico. Che succede? Che molte piante, quando arrivano nuovi insetti che le distruggono, nuovi batteri, nuovi virus, nuove malattie, succede che spesso non riusciamo a difenderle e queste piante muoiono. Se per esempio di mela ce ne sarà un solo tipo, o di fagiolo, di lenticchia ne avremo un solo tipo, che purtroppo è suscettibile a quella malattia, arriva quella malattia e la spazza via, e non ne abbiamo altre varietà resistenti, abbiamo finito, non avremo più quel fagiolo, non ne avremo altri. Ecco perché è importante la biodiversità, perché possiamo avere ciò che natura ci ha donato e che resiste e riesce a moltiplicarsi. Perché se arriva una malattia, avete sentito la cimice asiatica, per ora è al nord, e sta distruggendo i noccioleti, sta distruggendo i chiueti, i frutteti, ma se dovesse arrivare da noi contribuirebbe a distruggere tutti gli ortaggi. Ma ci sarà qualche peperone resistente, sì, qualche olivo resistente, sì, ma se noi non lo abbiamo conservato, se noi non lo abbiamo reso prezioso, avremo la distruzione di tutto quello che si coltiva. E voi sapete che se non coltiviamo più, cosa succede? Non mangiamo più. Se non si mangia, non si coltiva, non si mangia, e se non si mangia si muore. Ecco l'importanza della biodiversità, cioè avere tante specie diverse che nel tempo possano essere resistenti come lo erano una volta. Infatti tantissime
varietà oggi sono resistenti perché si è riuscito a recuperare antichi ceppi di grano, vanno di moda i grani antichi cosiddetti, perché sono più proteici, magari hanno meno glutine, si realizzano in aree antiche, come si suol dire, si fa il pane, oggi ho assaggiato quello di Rusia, della zona di Scrisa, credo si chiami così, della zona di Stefanaconi, ed è un buon pane realizzato da farine di tipo 1 con questi grani cosiddetti antichi, che magari sono resistenti alle malattie moderne per quel tipo di cereale, ma soprattutto hanno una valenza nutrizionale e nutraceutica maggiore. Lo stesso che avviene con gli animali. Ci sono delle razze di capre o di pecore, immaginate la capra rustica calabrese, per esempio, che è molto resistente a malattie o a virus, soprattutto a batteri, è molto resistente rispetto a razze un po' più moderne, perché hanno una conformazione diversa, hanno un DNA che riesce a resistere. Riuscire a salvaguardarle vuol dire conservare un patrimonio che chiamiamo in gergo tecnico germoplasma. Può essere sia per gli animali che per le piante che per gli insetti. Questo è fondamentale, è questa la valenza della biodiversità. Qua c'ho, guardate, mi faccio vedere a favore di telecamera due noci. Una noce gigante, di quelle rare, e una noce normale, di quelle che magari si trovano al mercato oggigiorno. Probabilmente questa gigante è più buona, ma il mercato negli anni non l'ha gradita perché commercialmente non era valida rispetto a una più piccola che si trasporta meglio, che si schiaccia meglio con lo schiaccianoci, questo è quasi impossibile. Ma chissà cosa invece ci conserva, che patrimonio di storia, di gusti, di memorie può avere una noce o un peperone essiccato di questo tipo, che viene, questo viene dalla Calabria, questo viene dalla Basilicata, da Rotonda, è già a marchio IGP, per dire, ma sono valenze che vanno aiutate, che vanno, si dice, valorizzate. Che vuol dire, concludiamo, valorizzare? Se ne sente parlare tanto, ma poi alla fine nel concreto vuol dire attribuire un valore, dare un valore maggiore. Se io trovo questi fagioli liberi così anonimamente, possono essere importanti, ma nessuno lo sa. Bisogna comunicarlo, bisogna dirlo, ed è fondamentale dire l'origine dei prodotti, perché raccontando un prodotto si racconta un territorio, è un legame fortissimo. Io racconto il sistema prodotto territorio perché porto in giro nel mondo questo prodotto col nome, per esempio, di Stefanaconi, e faccio pubblicità. È un po' come le produzioni Deco, quelle vere. Io porto un marchio col nome di un comune o di un comprensorio e faccio pubblicità al prodotto e al territorio da cui proviene. È il turismo integrato ed è quello che poi con Eccellenze Italiane si vuole fare e si prova a realizzare in tutta Italia. Quindi viva la biodiversità, salvaguardiamo l'ambiente, vi ringrazio per l'attenzione. Rosario Previtera, vieni qui Rosario, siediti qui due minuti insieme a me, tanto vedi. Sai cosa mi ricorda questo momento finale? Che anche noi, no? Quelli che siamo qui, questo paese, questo MBO, siamo una sorta di giardino di Kepos, no? Il comune di Stefanaconi, con il patrocinio della provincia di Vibo Valentia, della regione Calabria, del Parco Naturale Regionale delle Serre e del Parco Nazionale dell'Aspromonte, ha presentato Biodiversità, ricchezza e opportunità per il nostro territorio, a cura di Rosario Previtera, agronomo del progetto Kepos, il giardino delle meraviglie. A seguire lo show cooking della scrittrice e conduttrice televisiva Sara Papa, un pane tra tradizione e innovazione.